Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, che giorno è oggi? 12 febbraio? No, 13 febbraio, domani è San Valentino. Allora vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata e oggi sui giornali. Diciamo che sui giornali possiamo dire che Salvini ha preso il posto del coronavirus. Il coronavirus è una di quelle emergenze favolose, no? Per cui per 15 giorni ci sono i primi 15 pagine dei giornali che dicono non fatevi prendere dal panico, però fanno 15 pagine in cui ci raccontano il panico in cui loro stessi alimentano la sguazzata di questa roba del coronavirus. Finirà come tutti gli altri virus, la MERS, la SARS, che sono stati, saluto Alessandro che vedo un po' di tempo che non lo vedevo in collegamento, che sono stati un bel tonico per noi giornalisti, ma dal punto di vista della effettiva drammaticità non è che siano stati poi quelle pesti del secolo o quelle spagnole. Troppo presto per dirlo? Vedremo se è troppo presto per dirlo. D'altronde oggi i giornali, poi ne parleremo, parleranno in una certa misura del coronavirus, ma la cosa fondamentale di oggi è il processo a Salvini. E qui ovviamente tutti quanti i giornali italiani si dividono secondo i loro schieramenti. Io parto dal giornale meno influente di quelli italiani perché ha una diffusione ridottissima, e cioè Il Foglio, al quale sono particolarmente affezionato, avendo lavorato lì 3 anni, conoscendo un po' il DNA di quel giornale. Beh, insomma, devo dirvi la verità che è una delle grandissime delusioni, diciamo, giornalistiche degli ultimi anni, è proprio Il Foglio, perché è un giornale che ci ha spiegato negli ultimi anni contro tutto e contro tutti, e a dispetto di come la pensano tutti quanti, come possiamo dire, il sapore del garantismo, il sapore del fatto che la battaglia politica non si deve, come possiamo dire, combattere attraverso le armi giudiziarie. È il giornale in cui sono riusciti a far scrivere Sofri, condannato, e sono riusciti a difendere Berlusconi, condannato e inquisito e indagato. È il giornale che ha fatto battaglie incredibili per la libertà a sinistra e a destra, nei confronti di sindaci e amministratori locali, Formigoni, Berlusconi e tutti quelli che voi sapete, ma tutti tranne uno, Salvini. Su Salvini il giornale cambia completamente pelle e ci fa capire come un po' tutti abbiano cambiato pelle su Salvini, e addirittura difendere da Salvini diventare salviniani, cretini di destra, perché loro ovviamente se difendono Sofri sono lotta continuani, se difendono Berlusconi sono berlusconiani, se difendono De Luca, il sindaco di Salerno, sono deluchiani. Invece se attaccano Salvini non sono antisalviniani. È straordinario. Si parla di quindi del processo a Salvini sul Foglio, che ve lo risparmio perché è veramente imbarazzante l'argomento che loro utilizzano, ma è più scontato quello che si legge sugli altri giornali. Francesco Merlo, con una sceneggiata da terrone, e Padano sequestra i figli. Siccome cita i figli, vengono sequestrati i figli. E Merlo, voglio dire, lo sapete cosa è diventato, è forse il giornalista che sta invecchiando peggio. Il suo livore nei confronti, ad esempio, della Meloni qualifica il suo senso politico. La Sarzanini oggi, che è il fondo del Corriere della Sera, non dice praticamente nulla, se non una delle solite banalità che scrivono i giornalisti con il ditino alzato: i partiti lasciano perdere gli interessi di bottega. Guarda caso, sugli interessi di bottega è esattamente la fine dell'articolo di Stella ieri sul Corriere della Sera, che diceva che la destra fa i suoi interessi di bottega nel celebrare le foibe. Insomma, quando non sai che cosa scrivere e te la cavi con un applauso banale, e il fatto che i partiti facciano i loro interessi di bottega. Io non so quale interesse debba fare un partito se non interessi di bottega. Quale bottega non fa gli interessi propri? Boh, forse i partiti faranno interessi di bottega, è abbastanza nel loro DNA. Solo le sardine non fanno gli interessi di bottega, ma fanno quelli dell'Italia, Erasmus, ma di questo ne parleremo tra poco. Sallusti fa i suoi interessi di bottega, ma insomma fino a un certo punto, perché Sallusti fino a prova contraria dovrebbe essere giornate più vicino a Forza Italia che la Lega, però in realtà fa un ragionamento molto banale, e cioè fa un certo effetto non vedere Di Maio e Conte votare contro al governo oggi come ieri, e soprattutto con Salvini ieri, fare gli schettino, dice con durezza Sallusti oggi sul giornale. Ma come? Avevate fatto il governo con loro, adesso fate dei fenomeni, neanche vi presentate nel momento del processo al quale avete ammollato. Oggi sono delle interviste
fantastiche, giuristi grillini che fino a ieri non avevano neanche la licenza elementare, che ci spiegano per quale motivo bisogna, cioè, non c'è qui il fumus persecutionis, mentre c'era sul caso di Ciotti, col quale loro non votano l'autorizzazione a procedere. È straordinaria. E vi ricordo che la questione della Gregoretti, per il quale Salvini va a processo, e per 131 persone che sono state tenute su quella nave, assistite, e alcuni di loro sono stati sbarcati, giovani, su ordine di Conte, Presidente del Consiglio, beh, per 4 giorni. Nel frattempo, ovviamente, c'ha ragione Roberta, tutti Erasmus in Calabria. Molto interessante il pezzo, come sempre, di Sorgi, che non ha la posizione, diciamo, pro Salvini, pro antigovernativa di Sallusti, perfettamente comprensibile, non ha la posizione ridicola del Foglio, non ha la posizione che non dice nulla del Corriere della Sera, ha una posizione sulla Stampa, dice, non potendo, molto banale, ma molto, secondo me, giusta, la più corretta di oggi, non potendo liberarsi in maniera di un avversario così temibile come Salvini, che in un anno ha raddoppiato i suoi voti, pensano di farlo per via giudiziaria, che è la banale situazione in cui ci si è trovati oggi. Qua noi stiamo ragionando sul fatto che Salvini, ho scritto nel mio editoriale di ieri video, Salvini deve essere processato non già per una sua attività ministeriale che era condivisa perfettamente da tutti quelli che c'erano precedentemente con lui. Ma come farà Zucchero a processarlo? Questa è una domanda che fate voi e che si fanno molti giornali, perché è molto dubbia la situazione oggi su quello che deve avvenire. Si considera l'accusa, voi vi ricordate che il procuratore di Catania, Zucchero, cioè il titolare dell'accusa, voleva l'archiviazione di Salvini. Questa archiviazione non c'è stata, perché il Tribunale dei Ministri, che non è fatta da politici ma da 3 giudici di Catania, hanno detto che non è vero, l'archiviazione non andava bene, deve essere rinviato a giudizio. L'autorizzazione a procedere quindi è stata data dal Senato. A questo punto c'è un dubbio: se la stessa richiesta del Tribunale dei Ministri è di per sé valida indipendentemente da tutto, quindi nonostante già che è arrivato l'autorizzazione a procedere è di fatto rinviato a giudizio, o lo stesso Zucchero, che aveva chiesto l'archiviazione, deve chiedere non al Tribunale dei Ministri ma a un giudice per l'udienza preliminare l'archiviazione, ma anche la fissazione di una udienza. Insomma, è un grande casino giuridico, si scontrano tutti quanti su questa vicenda, chi e cosa farà, lo vedremo nelle prossime settimane, se sarà Zucchero a chiedere un'udienza con un giudice di udienza preliminare, se la chiederà al Tribunale dei Ministri, o se de facto è già rinviato a giudizio per la richiesta del Tribunale dei Giudizi. Dettagli tecnici con i quali l'altro personaggio ridicolo di tutta questa vicenda è la Bongiorno, la leghista Bongiorno, che invece dalla Camera dice in maniera, quella sì, un po' patetica a Salvini: non ti far processare, perché i processi, bisogna difendersi dal processo e non nel processo. La fenomena che querelava tutti, la ex assistente di Fini, quella che ha fatto finta di fare il processo Andreotti, che invece ha fatto Coppi, e che oggi è diventata, Dio gliene, come possiamo dire, glielo scampi, la giurista di riferimento della Lega, la stessa che permise al governo della Lega e del Movimento 5 Stelle di fare questa merda della legge sulla prescrizione, che oggi ci troviamo tra le scatole. Chiaro? Questa è la situazione. Quindi la cosa grave è che non si riesca a scindere la ridicolaggine della Bongiorno dalla ridicolaggine degli oppositori di Salvini e della Bongiorno, che mandano per motivi politici a processo quel politico. Beh, insomma, l'altra questione di giornata, che è di dettaglio ma è sempre giuridica, è che la Corte Costituzionale ha bocciato una parte della legge spazza corrotti in virtù dell'articolo 25 della Costituzione, per la quale non possono mettermi in galera a me oggi per un reato che oggi non c'è e che si inventano fra 5 anni. E questo fa sì che, per esempio, Formigoni, che ha fatto 6 mesi di carcere, non avrebbe dovuto fare il carcere, perché questo carcere deriva appunto dalla legge spazza corrotti, che non c'era quando lui è stato condannato e ha fatto
come si dice, aveva commesso i suoi reati per cui è stato condannato. Travaglio fa la lezione oggi sul Fatto Quotidiano alla Corte Costituzionale dicendo che non capiscono nulla e che non è vero che questa legge è retroattiva, è soltanto retroattiva l'esecuzione della pena. Ecco, insomma, per chi si vuol divertire su queste vicende ha quindi una serie di articoli da poter leggere sullo spazzacorrotti e anche divertente farina, Formigoni 5 mesi in galera per una norma incostituzionale. Parlavamo del coronavirus, secondo argomento di giornata, chi pagherà tutti i processi? Boh. Sul coronavirus tutti quanti i giornali oggi concordano che forse è il contagio sta scendendo, ma è anche vero che stanno contestando i numeri dei contagi in Cina perché non avrebbero contatto, cosa che era chiara a tutti quanti noi, non hanno considerato i numeri veri. Intanto il Wall Street Journal di oggi in prima pagina contesta invece l'organizzazione di sobri funzionari delle Nazioni Unite che si chiama OMS, che questa palla l'ha giocata malissimo e che secondo Wall Street Journal è stato troppo filo cinese. L'unica cosa interessante oggi è l'intervista fatta su Repubblica a Monsieur Pinault, un signore che è proprietario di Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent e tanti altri marchi famosi della moda italiana che continua a produrre in Italia. Pensate che di questo gruppo che si chiama di Pinot che si chiama Kering, beh, insomma, l'80% degli utili derivano solo da un marchio di questo gruppo che si chiama Gucci. Perché è interessante l'intervista? Intanto perché è sempre interessante sentire Pinot ed Arnaud, che sono i due grandi maghi della moda mondiale, ma anche perché dice che il coronavirus in realtà farà danni anche alla sua azienda, pensate un po' quanto ne farà all'Italia, però loro hanno studiato un piano B che ci spiegherà nei prossimi mesi. Detto questo, anche detto piccole questioni domestiche, non è vero che è interessato ad acquisire Moncler, come si raccontava nelle settimane scorse. Altre questioni politiche straordinarie, le sardine io le adoro, anche se valgono nulla dal punto di vista politico. È sempre straordinario i tic con i quali questi sinistri, questi ragazzini sinistri senza arte né parte, un po' come i grillini ma con questa rietta da cerchietto, da intellettuali, perché sono più fichetti rispetto ai grillini che erano degli scappati di casa. Beh, sono stupendi, anche perché i loro nomi sono favolosi. Jasmine, riguardo all'Erasmus, a quella geniale proposta di fare l'Erasmus tra nord e sud, che probabilmente neanche Bombolo ci avrebbe pensato, quello che gli facevano ve lo ricordate Thomas Milia? Gli faceva Bombolo, ecco, bisognerebbe fare cioè sul cranio di queste geni bisognerebbe fare come faceva Thomas Milian, il commissario Merenda, gli si dovrebbe fare lo faccio male. Beh, sapete perché bisognerebbe fare così? Perché questi, oltre a proporre l'Erasmus, quando glielo fanno notare che era una minchiata pazzesca, Jasmine che cosa dice? Siamo stati strumentalizzati, vabbè, è fantastico. Manco Andreotti, scusatemi, mi sono dimenticato di dire che l'unico che ha votato contro l'autorizzazione a procedere a Salvini e Casini, che è l'unico che ha mantenuto la linea corretta di un politico che non cambia idea, vabbè, non mi è venuto in mente quando ho pensato a Bologna e alle sardine, due stili completamente diversi. Altre due questioni di economia, uno riguarda il crack all'Italia, quello del 2017, scusatemi perché ce ne sono talmente tanti che forse avete perso il conto, 21 indagati, perché sostanzialmente Montezemolo, Lamansi, addirittura Mustier, amministratore delegato di Unicredit, avrebbero favorito la compagnia aerea araba Etihad, che ha gestito sì di merda col senno di poi quell'azienda, ma secondo l'accusa sarebbe stata favorita da questi italiani che volevano aiutare questi qua. Nel frattempo Ryanair è in pista per prendersi gli slot, secondo me non più di quello di Air Italy e forse qualche aereo, e per la Sardegna la vedo bene i collegamenti fatti solo con Ryanair. E che altro c'ho? La giornata delle foibe, 25 violazioni di tombe, di simboli, frasi irriguardose, non le troverete da nessuna parte, su nessun giornale, tranne con Fausto Biloslavo che lo ricorda oggi.
sul giornale. Beh, insomma, ogni tanto poi Forza Italia, bisogna riconoscerlo, nel suo DNA liberale qualcuno ci resta. Resta sicuramente Costa, che fa questa legge contro le prescrizioni, resta, alcuni ci sono, no, si sono dispiaciuti ieri i responsabili, che hanno detto figuratevi se noi, Porro, che cosa dici, basta che leggi bene i giornali e si capisce che noi non appoggeremo mai il governo Conte. Sì, voglio vederli, li vedremo, ma probabilmente avranno ragione loro, che Carfagna, Mallegni, Polverini, tutti loro che lasceranno Forza Italia, quando e come la lasceranno, non appoggeranno il governo Conte, e questo gruppo di responsabili sarà un gruppo di liberali che vorrà una grande politica di destra liberale in questo paese. Sono sicuro che andrà a finire così. Nel frattempo invece vedo la proposta di Andrea Ruggeri. Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia, ieri ha fatto una proposta di una semplicità sconvolgente e di un'utilità sconvolgente per noi autonomi. E sapete qual è? È una cosa banale. Siccome tutti quanti noi paghiamo il 28% o anche il 30% di contributi per pensioni che non avremo mai, cosa dice Ruggeri? Sapete che c'è di nuovo? Cari autonomi, se volete potete fare l'opt-out, potrete decidere di non avere una pensione e di non pagare oggi contributi, peraltro per una pensione ridicola che forse non avrete mai. Quindi no contributi, no pensione. Toc toc! Era quello che avveniva fino al 95, fino alla riforma della Dini. Insomma, non è un mondo assurdo quello che c'era prima del 95, è un mondo forse in cui ci toglievano meno soldi e comunque potevamo vivere un pochino meglio. Brava, ottima, grande proposta di Ruggeri. Se invece di fare responsabili questi di Forza Italia riuscissero ad avere qualche idea liberale, forse il loro 4% e il loro partitino del 2 di responsabili avrebbero un pochino più senso. Vaglielo a spiegare. Vabbè, direi... che altro vi devo dire? Che per oggi è tutto, e noi ci vediamo come sempre con la zuppa di domani. Ciao!